Roma, 70 d.C. Dopo un lungo periodo di rivolte e cospirazioni, Vespasiano, salito al soglio imperiale, ha intenzione di garantire un periodo di pace alla capitale dell'impero. La grandezza del suo disegno deve essere degnamente mostrata ai sudditi e per questo serve la costruzione di un nuovo monumento. Il progetto di Callicrate, un architetto geniale di origini greche, viene scelto tra tanti. Un anfiteatro sarà il palcoscenico più grande di sempre per celebrare la civiltà romana. L'aristocrazia, però, tra cui spicca la principessa ebrea Giulia Berenice, non intende utilizzare i tesori conquistati a Gerusalemme per finanziare i costi del lungo lavoro. La casta patrizia cerca di screditare Callicrate con ogni mezzo, facendo leva sul suo punto debole, le sue figlie. Ma l'architetto ha dalla sua parte un sostegno importante, quello dello stesso imperatore Vespasiano. Non solo la pietra e il marmo, ma anche il sangue. L'amore e l'odio furono i mattoni dell'anfiteatro Flavio. Jordi Nogues ci racconta le luci e le ombre dell'antica Roma, tra le congiure dei patrizi e i capricci dell'imperatore, la quotidiana lotta per la sopravvivenza dei plebei, le spade dei gladiatori e la polvere dell'arena.